No, eh. No, 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 no. Ok. No. Doppio attacco, no, però. Che cazzo. Dai, ma che cazzo. Ma che cazzo. Ma dai. Ma porca puttana. Dai, attaccato due volte. Attaccato. Cioè, quando sto gioco fa così, però, minchia, che fastidio. Madonna che fastidio. Ok, dai, vediamo. E manda Spiritomb. Ok.
Bravo Pulsar. E me lo shotta. Nessuno è super efficace, vero? Tutti effetto normale, quindi. Ok. Lui manda Garchomp. E mi sciotta questo. Io mando Palkia. Vai, fendi spazio. Sciottato, perché il drago è debole anche al drago, quindi Togekiss. Ok, calmamente. Perfetto. E lui attacca due volte, giustamente. Forza lunare che me lo sciotta. E questa cosa non va bene, perché cavolo, attaccare due volte è veramente scorretto. Veramente tanto scorretto. Vai con coda acciaio. No, guardalo, di poco non l'ho. Togekiss si è ritirato dalla lotta. Chi mette? Lucario, un tipo acciaio. Vai, Geoforza. Ok. Che va giù. Arcanine. Evita l'attacco. Bravissimo Dialga. Pokémon. Sostituiamo. E tu mi puoi servire, quindi. Empoleon. Curente. Perfetto. Idropompa, vai. Ok, ed è andato giù. Roserade. Ma chi tocca per punte? Ah no, a lui. Poi, Empoleon, ok. Pokémon, no, aspetta, strumenti. Vai qua. E ritorna Typhlosion. Non ti preoccupare, Empoleon, va bene. Perché c'ho anche Straraptor, per cui. Vai, Straraptor. Bello in puntura. Etere Lama. Boom. No. Ecco, è carica totale. Eccala. Va bene, dai. Baldeali. Boom, shottato. Però almeno abbiamo fatto un doppio KO. Vieni fuori, Dialga. Togekiss contro Dialga. Cannon Flash. Boom. Battuto Etelo. Battuto. Perché? Perché Arceus ha deciso di dare la sua benedizione a una nullità come te? Perché? Perché ho perso? Ho dedicato tutto me stesso ad Arceus. L'ho venerato come il creatore del mondo,
e ho studiato le leggende che lo riguardano, mosso dal mio incontenibile interesse verso di lui. E nonostante tutto ciò, ho perso. Dannato intruso! È per questo che sei sbucato dallo squarcio spazio-temporale, per fermarmi! No, non è ancora finita. La senti? Avverti questa sinistra presenza che raggela le viscere? Gira. Vai, Giratina, distruggi tutto! Vai. Cavolo però. Cavolicchio. Aspetta. Neanche uno mi ha resistito. Ormai che l'ho curato in tempo. Aspetta. Strumenti. Fai fusion. Ok. Tiro tutto, vediamo. Meno male. Mosse. Vai. Forza lunare. Madò. Abbiamo. No. Cavolo, non ho il. Aspetta, allora. Provo a fare così. Psicotaglio. Punto sono dovuto andare. Va bene, va bene, va bene, va bene. Abbiamo Typhlosion intanto, abbiamo vinto.
Ok, ho spettrale. Rati. Che uscita di scena patetica. Che ingratitudine. Dopo tutto quello che ho fatto affinché tu potessi affrontare Arceus. Dopo che ti ho persino fornito l'occasione di aprire lo squarcio spazio-temporale. Così da far perdere il senno alle divinità del tempo e dello spazio. E attirare il creatore dell'universo. Perché? Perché, Arceus? Dimmelo, se hai un cuore. Cosa mi manca? Non ha valore per te il sangue degli antichi sinoniani che scorre dentro di me? Vuoi forse dirmi che questo mondo non ha bisogno di essere ricreato da zero? Non puoi lasciarmi con queste incognite. Io devo soddisfare la mia sete di verità. Mark, dimmi, tu hai dei sogni che vorresti realizzare? Certo. Anche tu, dunque. Di certo i tuoi sogni non sono compatibili coi miei. Io ho sempre visto i Pokémon come un mero strumento, mentre tu invece lotti al loro fianco. In definitiva, io sono sempre stato solo, ma per te è diverso. Insieme ai tuoi Pokémon saprai di certo realizzare i tuoi sogni. Questa è la lastra che mi ha consegnato Giratina e che ha segnato l'inizio del mio viaggio. Prendila, è tua. Il mio percorso si conclude con questa sconfitta. La mia storia finisce qui. Hai ricevuto la lastra di Etelo. Ok. Fatto. Questo significa che hai messo insieme tutte le lastre presenti a Isui. Il flauto Memordei si trasforma lasciando il posto al flauto cielo. Ma quello? Quello è il flauto cielo. Chi l'avrebbe mai detto? Quindi Arceus vuole incontrarti. Fra tutti, proprio te. Che sia questo il motivo per cui ti ha condotto qui a Isui. Non voglio assistere al vostro incontro. E soprattutto non posso sopportare l'idea di una tua eventuale vittoria su Arceus. Giuro che un giorno verrò a capo di tutti i misteri riguardanti i Pokémon e le leggende di Isui. E quel giorno non solo incontrerò finalmente Arceus, ma lo soggiogherò. Arceus. Ma lo soggiogherò. Ci volessero 10, 100 o 1000 anni. E tu pensi di vivere così a lungo? Pokémon venerato come divinità. Allora, incontra il tempio sì. Allora, io vado a riposarmi, regà, perché come potete vedere ho cambiato il team rispetto all'inizio. Avevo un altro Typhlosion che ho trovato in una zona squarcio temporale, l'ho allenato e l'ho portato al 100. E adesso andiamo un attimo giù. Perfetto.
Molto bene, ragazzi. Io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui con l'incontro con Archeus, ma prima dovrò far un po' di evoluzioni. Io, come sempre, vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. E scusatemi se in questa parte sono un po' basso di voce, ma è tipo sono le 11 e passa di sera e ho provato dalle 9 a tirare giù il tizio lì con Giratina, ma beh, lo tiravo giù con la sua squadra iniziale, come avete visto, ma tirare giù Giratina sono dovuto andare a tentativi, ma non ve li ho fatti vedere tutti, ma ne ho fatti parecchi. Ciao belli.